Oggi ho preparato dei buoni e profumati biscotti al caffè. Sono facilissimi da fare, sono friabili fuori e morbidi dentro. Si realizzano con pochi e semplici ingredienti, quelli che vedi qui. Non hanno né uova né burro, quindi oltre ad essere leggeri sono anche adatti a chi non può mangiare latticini o uova. Io sono Micaela e questo è il canale di Prima del Caffè Soddisfazioni in Cucina. Ti faccio vedere come in pochi minuti ho realizzato questi buoni biscotti. Ho preparato il caffè con la moka. Ne uso 150 ml e ci faccio sciogliere un cucchiaino di caffè solubile e tengo momentaneamente da parte perché deve raffreddare. Procedo accendendo il forno, che è imposto a 180 gradi, e preparo due teglie rivestite con carta forno. In una capiente terrina ho messo 500 g di farina. Andrà bene sia la 00 che la 0. Aggiungo lo zucchero integrale, se non ce l'hai andrà bene anche quello di canna. 8 g di lievito per dolci, cioè mezza bustina. Profumo con una bustina di vanillina e con una spatola o un cucchiaio di legno mescolo bene tutti gli ingredienti secchi. Miscelato il tutto, formo un buco al centro dove verso gli ingredienti liquidi, vale a dire il caffè a temperatura ambiente e l'olio. Mescolo prima i due liquidi tra loro, poi inizio ad incorporare un po' alla volta la farina. Gli ingredienti che ho utilizzato sono veramente pochi, quindi questi biscotti si realizzano proprio con pochissima spesa, ma soprattutto sono proprio buoni. Sono dei biscotti light che hanno un gradevolissimo profumo di caffè e potrai gustarli ad ogni ora della giornata, così mangiati da soli o con una calda bevanda. Continuo a lavorare con la spatola finché riesco, poi verso tutto sulla spianatoia e lavoro brevemente con le mani giusto il tempo di compattare l'impasto. Lavorare questo impasto è molto piacevole, come vedi non sporca niente, non è né appiccicoso né troppo asciutto. Poi ne prelevo un pezzettino, delle dimensioni di una noce circa. Ruotandolo tra i palmi delle mani formo una pallina che vado ad appiattire e la passo solo su un lato nello zucchero di canna. E proseguo così fino a terminare l'impasto. Con queste dosi otterrete circa 50 biscotti. Li adagio su due teglie e li metto un po' distanziati tra loro perché in cottura cresceranno un po'. Quindi passo a cuocerli in forno già caldo, se statico a 180 gradi per 20 o 25 minuti, se ventilato a 170 gradi sempre per 20-25 minuti. Appena riesco a prenderli con le mani li trasferisco su una gratella e li lascio raffreddare lì. Così non cuoceranno troppo sotto e rilasceranno l'umidità, asciugando bene e saranno friabili fuori e più morbidi dentro. Dai, prova a farli anche tu! Questa ricetta è di sicura riuscita e poi i biscotti in casa fanno sempre comodo, non devono mancare mai. Ciao, alla prossima ricetta, ciao!